Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Mario Luigi Bowser Inside Story. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con noi che abbiamo recuperato la seconda curastella, quindi siamo ritornati qui a Fungopoli. Ma nel mentre, tra un episodio e l'altro, ho giusto farmato pochino, giusto per far salire ancora Mario e Luigi di livello. Siamo alla classe stella e attualmente i nemici che trovo in zona sì, danno ancora 400 punti esperienza e tutto il resto, ma non vale più la pena stare in questa zona a farmare. La prossima zona, se ci daranno più punti esperienza, tanto di guadagnato per noi. Detto ciò, ora possiamo entrare anche qua dentro. Benvenuti. Signor Mario, signor Luigi, eravamo in vostra attesa. Prego, salite sulla pedana. E vai! Si sale alla bella vita, Mario! Siamo ricchi! Siamo grandiosi! Benvenuti! Esatto, lo sapevo! Un sentito ringraziamento per averci concesso una visita. Mi chiamo Toadon e sono a vostra disposizione, lieto di servirvi. Ci siamo permessi di predisporre il servizio completo. Innanzitutto vi prego di accomodarvi sul divano alle mie spalle. Ah, che bello! Prego, gustate questo Earl Todd, cacchio. A saperlo prima, non lo compravo. Ecco, esatto. Però forse... Allora, non so se solo per questa prima volta, ma se veniamo qui ogni volta ce ne danno uno, magari. Chi lo sa. Permetteteci di massaggiarvi i piedi. Ah, pure. Se permettete, potremmo anche dare una spuntatina ai baffi. No, quelli no, per favore. Chiedo venia. È tutto di vostro gradimento, vi prego di alzare lo sguardo. Wow! Vi auguriamo rilassanti acquisti sotto questo cielo stellato. Aspetto vostre istruzioni. Permettetemi di complimentarmi per i baffi migliori che siano mai entrati in questo negozio. E vai! Permettetemi che vi consegni la tessera fortuna platino da adesso in poi. Vi permetteranno di vincere con maggiore facilità. Speriamo che allora ne valga la pena. Porca puttana, tutta perfetta, nessuna alternazione ha effetto. Beh, mica male. Tutta stella, nessun effetto speciale, nessun effetto speciale. Allora, wow. Tutte le statistiche addirittura. Mica male. Cacchio, ma anche solo la tuta stella. Adora come adora. Tutto rispetto, ci aumenta anche l'attacco, perché in teoria la tuta eroica che abbiamo ci aumenta le statistiche d'attacco. Ecco, questa purtroppo pochino ce le abbassa, però ci metterebbe allo stesso livello di Mario. Beh, ti direi che sarebbe un acquisto per 6.000, eh. Questo ci aumenta l'attacco del 20%, recupera i sensi automaticamente, scarpa attacco altro 20% d'attacco e cintura stretta. Usi meno punti azione negli attacchi speciali, 50%, che noi ne abbiamo già una simile, ma l'abbiamo trovata gratis. Detto questo, i guanti attacco non sono una cattiva idea. Luigi ha le scarpe, noi abbiamo i guanti. Io il laccetto lo lascerei perché i colpi fortunati. Però, io la butterei lì, tenterei e comprerei la tuta stella. Per il momento mi sembra la cosa migliore che c'è. Ecco fatto, no, basta, usciamo, proviamo la fortuna. Vuoi tentare la fortuna? Questo. 10%, dai. 300 monete, buttale via. Lascio il 10%, ecco fatto. Poi ne compriamo un'altra anche per Mario e usciamo. Vuoi tentare di nuovo la fortuna? Certo. Che culo. Hai vinto il primo premio, complimenti. Lascia che ti restituisca il 40%. Hai capito, eh? Mi sembra che a livello di difesa per il momento siamo messi a posto. Anzi, forse siamo anche superiori alla media, diciamo. Buona giornata. Ringraziamo vivamente, speriamo vogliate concederci l'onore di visitarci nuovamente. Bel posto. Esatto, è proprio bello questo posto. Mi chiedo se l'Earl Todd ce lo daranno ogni volta. Ne dubito però. Siamo ricchi, Luigi. Purtroppo, ecco, un negozio che non si è aggiornato. Il negozio delle spille. Io avrei un'idea. Vorrei tentare più che altro, ma non credo ci sia nessun tipo di effetto, se non ricordo male. Volevo andarle dal tizio, il mercante blocco,
a vedere se aveva roba per noi. Non mi ricordo se ha qualcosa per noi. Io vorrei trovare altre spille. Quelle che abbiamo... ormai sono fatte vecchie. Dottor Dot, abbiamo trovato la seconda cura stella. Eccovi. Ciao. Oh, eccolo, sta per rivelarsi. Ciao, siete arrivati proprio al momento giusto. Ho appena scoperto dove si trova il terzo saggio. È quello... No, ah, mare, sabbia, scogli. Oh, neanche a farlo apposta. Terzo saggio si trova immerso in questo paesaggio. Mare, ma allora è la spiaggia scoglio canino? Sì, esatto. Sì, vicino al mare, ma in un luogo in alto. Sì, è quello... Oh, ti prego, dimmi che è l'attacco quello figo. Il terzo saggio è in un luogo così alto che l'aria è rarefatta. Intanto muoviamoci, non lo troveremo una soluzione stando qua fermi. Tuttavia, il mio codice deontologico mi impedisce di lasciarvi andare. Ah, è vero, sei un dottore dopo tutto. Prima di lasciarvi andare devo verificare che possiate respirare l'aria rarefatta. Credo sia la... Se non ricordo male, anche qua dobbiamo soffiare nel microfono. Venite con me. Questo macchinario calcola la quantità d'aria inspirata ed espirata. Bene, Mario, comincia tu. Bene, inspira piano. Tutto a posto? Soffia. Perfetto. Ottimo. Non avrai problemi a respirare. Adesso tocca a Luigi. Su, prova. Bene, inspira piano. Tutto a posto? No, non va bene. Prova di nuovo. Luigi, stai per far esplodere il posto. Mannaggia a te. Dottore, ci sono forti getti d'aria per tutta la clinica. Che è successo? Pazzo malato, i condotti del macchinario si diramano per tutto l'edificio. Adesso che si è rotto, l'aria esce dappertutto. Bene, anche tu Luigi sei a posto. O meglio, espiri un po' troppo. Presto, andate alla spiaggia scoglio canino. Intanto io cerco di riparare il macchinario. Mannaggia a te Luigi, porca di quella putta. Se non sbaglio adesso c'è anche un piccolo evento, se non ricordo male. Vediamo subito. Sì, esatto. Dotti, vieni giù. E dai, proprio adesso che devi fare i capricci. Messaggio in arrivo. Non voglio più lavorare, voglio andare a casa. Sciopero. Mario, Luigi, recuperate Dotti, per favore. Ha chiuso la porta a chiave. Non posso neanche uscire e chiamare il tecnico per la riparazione. Quale porta? Comunque. Ah, non era... Ok. Come si dice... Non era acqua. E io come faccio? Scusami. Va bene tutto. Ah, no. Non era acqua, era aria. Mario, cosa combini? Caspiterina, sembra un palloncino. Ho capito, adesso se Luigi salta, potete saltare più in alto del normale. Whee! Ma poi, come fai a tornare normale? Basta premere A e Mario torna normale soffiando fuori l'aria. Fantastico, con salti così riuscirete a prendere Dotti. Andiamo Luigi. Prendila. Ah, devo proprio... Ah no, aspetta, forse... Presa. Hai preso Dotti. Aiuto, non voglio lavorare. Grazie Mario Luigi. L'abilità che avete usato è fantastica, potete usarla per volare in alto. Alla fin fine basta che troviate il condotto dell'aria che soffia aria. Un condotto che soffia aria. Dovete andare alla spiaggia scoglio canino. Se non ricordo male, si trova a sud del lago Blu Bolla. In bocca al lupo. Messaggio in arrivo. Dotti, cosa fai? Vieni qui. Quasi sta bene. Voglio stare qui. Deciso. Oh, un intruso. Accidenti, e va bene, ho capito. Però fa la brava con Mario e indicagli la strada. Ricevuto, farò la guida. Scusa Mario, prenditi i cuori di Dotti per favore. Vabbè, fosse la prima. Io in teoria ho già
una strada da percorrere. Lo shortcut, tra virgolette, che ho scovato non è propriamente in quella direzione, ci porterebbe da tutt'altra parte. Quello che ho trovato io è al di fuori della foresta. Però se torniamo indietro adesso da questo lato e scendiamo di sotto, in teoria arriviamo alla spiaggia. Non volevo combattere, non stavolta. Vabbè, vediamo come sono questi nuovi pantaloni. Porca puttana, un po' troppo. Allora, la mia voce sta morendo. Per quanto riguarda Luigi, purtroppo pochino pochino abbiamo perso i danni. Per quanto riguarda Mario non è cambiato nulla, ma almeno le statistiche sono aumentate. Poveraccia. Avrei voluto usare la stella, sincero. Però, vabbè, è andata così. Posso usarla su di lui? Sono troppo alti sti nemici, non riesci mai a prenderli. Anzi, sai una cosa? Perfetto, vabbè, peccato. Ecco fatto, un bel fantastico. Dai! I frame di invincibilità pure su Mario e Luigi. Ecco qua, ottimo. Param pam pam pam. Vedete, ormai 400 sono tanti, ma ni, nel senso non è granché. Non è... ah no, di qua andiamo nella foresta e non devo andare di qua, io devo andare di sotto, vero? Esatto, spiaggia Scoglio Canino. Che tra l'altro, i nemici che sono in questa zona, come sono per Mario e Luigi? Io posso risalire? Sì, perfetto. Come saranno per Mario e Luigi questi nemici? Saranno di alto livello, al nostro livello, saranno al giusto livello... Se dico un'altra volta livello, vinco un gelato forse. Sì, qua è dove passava Bowser. Qua è dove passava Bowser. E tra l'altro, a proposito di questa zona, che è la prima zona dove Bowser passa, i nemici da queste parti... Ah giusto, qua c'è la barchetta. E qua quanti fagioli ancora ci saranno da prendere, mamma mia. Qua è tutto da uscire e rientrare sta zona. Secondo me sono facili, nel senso è la prima zona di Bowser, quindi non penso che per Mario e Luigi siano un grande problema. Penso che li uccidiamo facili. Messaggio in arrivo, messaggio in arrivo. Siete arrivati alla spiaggia? Sappiate che la terza curatella si trova sopra la scogliera. La scogliera è a nord. Va bene. E detto questo, c'è un sacco di luce. Io vorrei vedere se ci sono X per terra, ovviamente. Se ci sono delle X per terra, vieni qua. Che per tu, per Bowser, sei un nemico da schiacciare. Per noi sei un nemico su cui non possiamo saltare. Credo che sì, siano... Credo che siano iper facili. 480 in realtà, guarda che mica male per due nemicetti così che abbiamo shottato a martellate. Per due nemici così del culo che abbiamo sfondato con una martellata, guarda che in realtà, anzi, tanto di guadagnato per noi. Potrei sfruttare questa zona se altri nemici ci danno qualche punticino in più. Allora, detto questo però, vieni qua. Let's go! Okidoki. Ah, ecco. Immaginavo. Andiamo da questo lato, iniziamo... Anzi, prima di andare da questo lato, andiamo qua sopra. Che mi sa che è la zona giusta da visitare. Ma io in realtà vorrei... Guarda, volevo venire qua giusto per controllare, ma... Se c'è la possibilità, io vorrei andare dall'amico di Bowser. No, ho sbagliato. Devo... Sono andato dalla parte sbagliata. Dicevo, Maginocciolina 160 HP. Speriamo di riuscire ad arrivarci. Ah, guarda, a pelo. No, questo era troppo... Ah, ma... Io cosa mi preoccupo a fare? Allora, aspetta, Gigi. Eh no, qua non ci arriva. Dovevamo arrivarci con la piroetta. Peccato. Allora, adesso lo facciamo. Prima però occupiamoci di sti pagurini,
ci sarebbe chi si lamenta di quello che sto facendo, però... Dai. Ah, giusto, era perché ero in azione. Oh, 400 e passa punti esperienza. Per uccidere due paguri che uccidiamo con una martellata. È difficile fare... Ah, che dolore. Dicevo, fare fantastico coi martelli a volte. Però è un modo comunque buono per aumentare la barra. 570. Dai. Ok, da qui... Esatto, dovrei riuscire ad arrivarci. E c'è uno vita, va bene. Buttalo via, insomma. Dunque. Altri pagurini? No. Però altre monetine non le buttiamo via, no. Allora, qua siamo arrivati alla spiaggetta dove c'era il caro amico di Bowser. Qua è un punto strategico per nascondere qualcosa, sicuro. Comunque, continuiamo la nostra visita, ecco, esatto. Come ho detto, io prima di avanzare vorrei appunto vedere se l'amico mercante di Bowser qualcosa ce lo dà. Facile. Neanche la pena vale, però abbiamo preso un pollo. Allora, messaggio in arrivo, la scogliera è a ovest. Ah, ok. In realtà io stavo guardando la mappa e ho visto questa zona. Che cos'è? Non me la ricordo. Ah, è quello dei puzzle dove Bowser ha preso la seconda curastella. Che c'è? Certo, sono Kupuzzle. Sì, ero il secondo saggio. Come mi chiamo? Mi chiamo Kupuzzle. Con l'età ho perso un po' l'udito. Forse non ci crederete, ma ai miei tempi ero chiamato saggio. Un puzzle? Siete qua per i puzzle? Sono il mio passatempo. I giovani d'oggi non usano più la testa. Ai miei tempi tutti facevano puzzle e si stava meglio. Altro che i giovani d'oggi. I giovani d'oggi non usano più la testa. Ai miei tempi tutti facevano puzzle e si stava meglio. I giovani d'oggi. Cosa? Esatto, cosa stavo dicendo? Ah già, i giovani d'oggi. Parlavamo dei puzzle. Mi sembrate giovanotti svegli. Io creo puzzle. Attacchi speciali, non so. Ho creato puzzle di tante cose diverse. Li creo, ma poi non riesco a risolverli. Perché sei un coglione. No, si scherza, ovviamente. Volete provare un puzzle? Davvero? Ottimo, cominciamo. Oh, ottimo. Mi pare che fosse così. Questo è bello. Ecco fatto. Facile. Mi chiedo quale bambino sia tanto stupido da non riuscire a farlo. Oh, finito, avete completato il puzzle. Ecco qua. E vai. Oh, i miei puzzle diventano reali quando vengono finiti. Sorprendente, vero? Forse non ci crederete, ma ai miei tempi ero chiamato saggio. Oh, giovanotti, tenete pure quei tesselli attacco. A me basta vedere un puzzle finito per essere soddisfatto. Hai ottenuto tutti i tasselli della spiaggia Scoglio Canino. E questo attacco in realtà non è neanche male. È un po' come il baril cannone, ma devi fare attenzione a dove si trova uno e l'altro, perché a una certa inizia ad andare molto più veloce. A differenza del baril cannone, che è molto più semplice, qua appunto inizia a muoversi a una certa e quindi perdi un po' il controllo a volte. Però giovanotto, siete svegli, vi va di fare quattro chiacchiere? Come potete vedere, questa casa è spoglia. Qualche giorno fa è successa una cosa e da allora ho deciso di lasciare la casa vuota. Però anche io vorrei togliermi qualche sfizio. Mi piacerebbe avere qualche mobile. Ho trasformato i mobili in puzzle, ma si sono sparsi in giro per la spiaggia. Come dire, non sono chiusi da qualche parte, ma sono ben nascosti. Se solo trovassi i puzzle sparsi per la spiaggia Scoglio Canino, potrebbe finire qualche puzzle per rendere questa casa più accogliente. Che ve ne pensate? Non è difficile. Naturalmente vi darò una ricompensa. Vi darò tanti fagioli. Ne avete sentito parlare? Sono fagioli rari che fanno aumentare PvP e attacco. Ma prima di tutto dovete trovare i puzzle. Io intanto non mi muovo da qua. Volete sapere dove trovare i puzzle? Mi ricordo solo vagamente. Sono tutti là. Mi sembra da queste parti.
poi qui e infine qua sopra, anche qua. Vabbè, lì ci eravamo appena passati. Se volete sapere dove trovare i puzzle, posso darvi qualche informazione. Datevi da fare, giovanotti. Beh, grazie intanto dell'attacco, amico. Messaggio in arrivo, messaggio in arrivo. Sarebbe meglio che vi deste una mostra alla terza cura stella. Sappiate che la terza cura stella si trova sopra la scogliera. La scogliera ovest. Grazie. Io intanto, prima di andare alla suddetta scogliera, ti immagini se Mario veniva sommerso dall'acqua? Vorrei un attimo andare dall'amico Blocchetto. Però prima, ecco, 100 monete. Ecco, fatto fagioli vita. Ed eccoci arrivati, ciao. Oh, caspita, c'è Monsieur Mario. Ci siamo già incontrati prima da qualche parte, non ricordo. Ad ogni modo, come sta? L'estress famoso tra i collezionisti di blocchi colpisce i blocchi e li colora di marrone. Ma che peccato sprecare così lo spirito dei blocchi. Che senso ha colpire un blocco e fine della storia? Ah, non voglio avere niente a che fare con un barba come lei. Au revoir. Esatto. Ok, quindi non ci vende nulla. Qua però c'è un tassello attacco che, già che siamo qui, quasi quasi sfruttiamo e andiamo a prendere. Andiamo, Mario. Aspetta, quei nemici qua, se possiamo un attimo, li evito. Ecco qua, scendi, scendi, scendi. Un fungo vita, va bene. E di qua invece abbiamo il nostro tassellino. Uno solo? Va bene. Della foresta selva fosca. Che ti dirò? Oh, aspetta, c'era una X. Ti dirò, a questo punto, se non ricordo male, io li prenderei tutti. Non mi sembra che ce ne siano in giro. Ah no, però ce n'è uno qua e ciao. E allora no, lo faccio un'altra volta. Allora, rieccoci alla spiaggina. Vediamo cosa c'è da questo lato. Ah già, l'amico ci aveva detto c'era uno dei suoi puzzle. Ecco fatto. Non lo so se farlo adesso però. Comunque, finalmente possiamo andare da questa parte. Allora, 5 monete e un'altra super noccioli. Non ho fatto in tempo a tirargli una martellata, però sono 3. Quindi, 3 colpi fortunati. Anzi, mi sa 2. No, visto. Dicevo, saranno 2 perché uno morirà per una martellata. Però, in ogni caso, ci è andata molto bene. Ci è andata molto bene. Essere colpiti ci ha portato fortuna. Allora, qua si può ancora proseguire. E anzi, è la strada, l'unica strada che abbiamo. Questo vuol dire altri pacurini da fare fuori. Oh, un pinguino. Ma pensa un po', Mario. Boia, che male. Vabbè. Che palle! Questo attacco me lo dimentico continuamente, che poi passa da uno all'altro. Ecco fatto, è uno andato. Abbiamo ancora una possibilità. Sto sbagliando tutti i tempi. Però perlomeno i colpi fortunati ce li portiamo a casa. Dai che ancora pochino saliamo di nuovo di livello. Dai, se ce n'è ancora uno, mi fai contento. Let's go! Okidoki. Bon. Ecco fatto. Pagurino andato. Preso. Ok, andato. Dobbiamo aumentare ancora un pelino la velocità di Gigi. Ma proprio pelo pelo, giusto per... per questi casi così che è indietro rispetto a Mario. Aia. Ci ho messo troppo, ma perché non volevo ucciderlo.
Volevo sfruttare un altro turno per fare un altro colpo fortunato, ma è andata come è andata. Quindi super nocciolina, sale di livello, 5 d'attacco. Complimenti. Preso, ok, è andata bene. Chissà se c'è un livello superiore di baffi o è solo fino al 3. Sai che mi sa che è solo fino al 3? Comunque, Gigi, mi sembra che alla velocità c'era un 5. Preso, ok. Avrei preso anche un 3, però se posso avere un 4, tanto meglio, no? Tanto meglio se puoi avere anche un 5. Questa quindi è la nostra scalata, eh? Mi sembra grossa, grande e tortuosa. Ecco fatto, magari riusciamo anche a stordirli. Più che altro il pinguino. Se riesco a stordire il pinguino sono contento. Ok, finalmente ho capito come attacca il pinguino però. E io non attacco mai al tempo giusto. Madonna mia che martellata. Il pinguino se esce fuori e non ha nulla, vuol dire che ci salta addosso. Se esce fuori con un masso c'è la bomba. Facile. Detto questo, iniziamo appunto la suddetta scalata. Oh, ma guarda. Allora, facciamo le cose un attimo con ordine. Prima di tutto, scendi. Posso saltare? No, ovvio. Ok, 50 monete. Via. E uno. E due. Ecco fatto. Questo è un ascensore. Ok, aspetta. Prima andiamo di qua. Posso entrare? Sono già dentro? Ok, per fortuna. Allora, vediamo che cosa c'è qui. Direi nulla. Peccato, va bene. Tanto siamo ancora qui. Posso ancora risalire in modo facile. Ok, ora che siamo qui. Perfetto. Ma era un glitch o è stato voluto? Ok, qua non puoi fare nient'altro. Una stella mella, ok. Non ho capito se ho continuato a prendere delle monete o era solo l'effetto dell'audio. A questo punto penso l'audio e basta. Mi parrebbe un po' troppo comodo. Ce l'ho ancora, Mario gonfio? No, si è sgonfiato. E tu come fai a essere lì? Allora, facciamo... Perfetto, addio pinguino de longo. Ok. La cosa comoda è che non muore neanche. No, sono un cretino, va bene, non importa, non importa, va meglio. E me la sono meritata tutta. Perfetto, abbiamo avuto la possibilità di rifarci. Non c'è modo di cacciarla via, eh? Però un bel po' di fantastici grazie al pinguino ce li siamo riusciti a fare. Tanto ormai prendiamo molto poco danno. E tutto questo solamente grazie... Non saremmo mai riusciti a schivarlo. Grazie al farming dell'altra volta. Sì, dai, gli salto in testa. Ci ho sperato. Perfetto. Ecco qua, a posto. Allora, tu occupati del pagurino. Bravo Gigi. E aumentiamo le statistiche. Ora. Vabbè, non importa. Non puoi cacciarla via. Peccato. Va bene. Quanto? 8-8? 9-12. Ok. Dunque. Ma aspetta un secondo. Io potevo andare qua dentro quando? Perché me ne sono accorto. Non me ne ero neanche accorto che c'era un modo per entrare. Sai cosa? Forse perché arrivi proprio sparato con il...
come si chiama, con l'ascensore che manco ci fai caso. Vediamo, c'erano un po' di monete. Eccole qua, infatti. È tutto un mini percorsino per prenderti... cosa? Un paio di monete l'uno. Ah, c'è anche una X, vedi? Non tutto il male. Vien per nuocere. Vedi, continuando a girare, Mario continua a fare il suono delle monete che vengono prese, ma non penso. Allora, qua, giusto per controllo, 46. In teoria arriviamo a 48. Voglio provarci, ma giusto per... In teoria ne ho prese 3, giusto? 49! È un piccolo bug glitcho. Guanti fiori. Immagino che aumenta la potenza del fiore. Cioè, se tu trovassi uno spot dove... è così. Esatto, fiore fuoco più potente. Potresti guadagnarci qualcosina in più. Ah, giusto, la X. Speciale. Che culo. Ah, perfetto, non devo neanche usare di nuovo il palloncino. Non per salire, però il singhiozzo sì. Qua invece è tutta questione di saltelli. Saltelli aggraziatissimi. Allora, Gigio, facciamo un po' di spamming. Allora, aspetta. Aspetta. Allora, se è come ho ragione, abbiamo guadagnato un bel po'. Allora, siamo a 306. Ora, se riesco di nuovo a spammarmi su una 5, sali? Bravo. Ah, troppo tardi. Ok. Troppo lontano. Allora, aspetta, Gigio. C'era una da 50? Mamma mia. 306 eravamo. Non più a 306, ma a 19.000. Questo vuol dire che vroom, qualcosina in più la spammatina. Anche in modo eccessivo. Allora, vediamo se c'è un'altra da 50. Sì, è avidità. Cattiva, tra l'altro. L'avidità è una cosa brutta. Vediamo se c'è qualcosa. C'è un blocco con altre monete. Che bello. Detto ciò, ci sono quest'area qui da andare a visitare. Vediamo che cosa nasconde. Nulla, perfetto. Qua invece bisogna passare. O forse è l'uscita da là in alto. Madonna mia, se c'era una da 100 sbancavamo. Già con quella da 50 ci siamo portati a casa un bel mazzetto. Sali? No, peccato. Già con questa qua da 50 siamo usciti belli grassocci da questa spedizione. Di qua c'è un blocco. Mario, è il momento. Allora, calmi tutti. Ho sbagliato, prima di tutto. Scendi di nuovo. Perfetto. E ora vai, Gigio. Non sprechiamo il tempo su queste qua. Allora, Calam, non so come mai con sta velocità impressionante. Però mi sa che qui non riesce a farmare perché scende per qualche motivo più velocemente. Per qualche motivo qua scendi molto più rapidamente. Forse proprio per non farti spammare. Eh sì, sono anche scomparse. No, eccole di nuovo qua. Vabbè, ascolta. Tanto sono 5 monete. Fossero state di nuovo 50, ti dicevo, ci voglio provare fino alla fine. Ecco qua. Vediamo se c'è qualcosina in cima. A parte la mia voce che se ne va. Non c'è nulla? Mi fai solo arrivare di nuovo dall'altra parte? Oh, va bene. Ah no, aspetta, è una zona ancora più in alto. Non ci avevo fatto caso. Siamo arrivati dalla parte giusta. Ah. E beh, meglio.
Non ci ho fatto neanche caso, pensavo di essere da tutt'altra parte io. Vediamo. Una stella mella, una Delli Mello. Questo vuol dire che ci manca solo la zona qua sotto, proprio sotto dove siamo adesso. Ci sarà... questo è lo shortcut. Dicevo, ci sarà molto probabilmente solo delle monete. Niente più, niente meno. Tacati, tacati, tac. Ecco, fatto. Mentre qui... no, non c'è nulla. Va bene. Per i mille flussi del tempo, cosa vi porta qua? Siete nel fulcro dello spazio vagante, io sono Chakran, il custode dei mille tempi. Un avventuriero su mille giunge qui e io non posso permetterlo. Non volevamo disturbare, ma ci serve la tua cura stella. Tra le mille circonvallazioni del tempo, questa è la più bizzarra. Spiegati meglio. Dobbiamo trovare tutte le tre cure stelle per salvare il regno dei funghi. E ce ne manca solo una. Daccele, facciamola finita. Wow, come sei merda. Puoi chiedere per mille giorni e mille notti, ma la risposta sarà no. Sono impegnato per mille risvolti del tempo, io. Mille volte scusa, ma vi chiedo di andarvene. Ci serve per curare le stelle. Non capite perché sono impegnato? Non vedete? No, guardate in alto. Vedete i mille aspetti del cielo distante e la mia postura? E non capite? Non cogliete ancora la profondità della magia millenaria. Questa postura assorbe le mille onde dello spazio. Sento l'energia di mille onde spazio-temporali pervadere il mio corpo. Le mille sfaccettature dello spazio donano poteri incredibili. Riesco a trasportare chiunque attraverso il regno grazie ai mille varchi. Mi diverto un sacco, ma quanto credete che lo stia facendo? Ve lo dico io, da mille anni, mille anni! Cosa? Non credi che dopo mille anni di sforzi dovresti riposarti? Il riposo è importante! Già, vorrei sgranchirmi un po' i muscoli, però cambiare posizione è mille volte più difficile di ciò che immaginate. Dopo mille anni di staticità non riesco più a muovermi bene, ma va bene, sciogliete questa postura millenaria e vi darò la cura stella. Niente, niente da fare, i mille sforzi non sono valsi a nulla. Questa millenaria posizione si scioglierà solo con attacchi travolgenti. No, no, mille volte no. Non potete sciogliere la posizione con mille carezze. Dovete cogliere la magia millenaria. Ora basta, è ora di farlo. Mario, Luigi, fategli vedere il vostro attacco speciale travolgente. Non ne abbiamo ancora uno. Lui ha bisogno di un attacco molto potente. Attacco che, al momento, Mario e Gigi non hanno. Ovviamente... tutto questo. È inutile. Io lo rifaccio solo per amor di causa. Giusto per riaumentare il mio... la mia barra. Ho sbagliatissimo tutto. Bravo, tanto era inutile. Anzi, sai cosa? Facciamola così, che è un po' più semplice. Ah, è inutile. No, no, mille volte no. Non basta, i vostri sforzi non bastano per niente. Dovete imparare un attacco che scuota la terra come mille terremoti. Pari a mille terremoti? Dove possiamo trovare un attacco del genere? Cercate il coraggio nei vostri mille recessi. Già, nella foresta. Ah, mi è scappato, pazienza. È nella foresta l'attacco. Come fai a saperlo? L'ho saputo dai mille sussurri dello spazio. Sapete, in mille anni di storia si impara molto. Fate presto, è nella foresta, nella foresta. Va bene. Detto ciò, noi ci fermiamo qui. Quindi, signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.